Le RSA tornano al centro della polemica, in attesa infatti che si concluda la maxi inchiesta che dovrà accertare se ci sono responsabili per la strage di anziani avvenuta nelle case di riposo con la prima ondata di coronavirus. I parenti degli ospiti residenti nelle strutture e le associazioni che tutelano i diritti degli anziani hanno protestato sotto il pirellone, da un lato per chiedere di poter tornare a far visita ai propri cari più volte alla settimana anche nei weekend per un tempo maggiore 30 minuti di visita ora concessi, dall'altro per chiedere una riforma del sistema delle RSA, ora per lo più nelle mani di strutture private. Ho il mio papà in struttura e da 16 mesi è chiuso, barricato, adesso noi possiamo vederlo mezz'ora alla settimana con il tampone Green Pass piuttosto che, oppure e una videochiamata di un quarto d'ora alla settimana. E ora che tra l'altro in Lombardia siamo bianchi è pochissimo, il mio papà ha bisogno di noi, il mio papà non parla più, la mezz'ora che ci danno per poter stare con lui è troppo poca, perché nel momento in cui lui si lascia andare un attimino è ora di venire via e purtroppo gli operatori devono essere rigidi e mandarci via perché c'è la visita successiva, la domenica non ci si può incontrare. Abbiamo bisogno che le visite siano non contingentate, non minutate. Chiediamo di poter entrare in struttura alle stesse condizioni con cui operano e lavorano quotidianamente gli operatori impiegati. Dobbiamo anche rivedere la situazione delle RSA, che per lo più sono private, sono gestite da cooperative. Noi vogliamo che siano in capo al Servizio Sanitario Nazionale. Cittadino anziano ha diritto alle cure sanitarie come tutti i cittadini. Dobbiamo rivendicare questo e ottenere una modificazione radicale di quella che è la medicina rivolta alle persone anziane non autosufficienti. Secondo il consigliere regionale Luigi Piccirillo, il 90% delle strutture, concedendo ai parenti solo 30 minuti di visita, sta violando l'ordinanza governativa dell'8 maggio. Basterebbe semplicemente, ripeto, un protocollo di sicurezza che rispetta banalmente tutto quello che serve dai dispositivi di sicurezza, delle mascherine, da quello che serve, ma per comunque avvicinare, come il Ministero stesso già tempo fa, già qualche mese fa, ha dato indicazione nel riuscire finalmente ad avere questo contatto col proprio caro, soprattutto per la salute, ripeto, psicofisica dell'ospite.